sbatte completamente questa cittadina, la nostra città, voglio dire l'intera nazione, per la perdita di questo giovane. Poi le parole si perdono, voglio dire, ricordare il sacrificio che ha portato avanti veramente, il modo in cui è morto, il modo in cui veramente è stato distrutto questo corpo di questo povero giovane. Però volevo ricordare, l'ho già detto l'altra volta quando è stata approvata la costruzione di questa cappella, che io la stessa cappella che fosse in un posto decentrato del cimitero, mentre dovrebbe essere al centro, come era stato deciso col commissario Cimini, alla destra del c'era uno spazio che era stato già scelto, poi adesso non so tutto il procedimento che ha portato all'individuazione di un'altra zona, ma per dare esatto rispetto ad un momento così importante, quello di costruire un monumento ai caduti, non solo, voglio dire, come per Michele e per il carabiniere Cristallo, ma anche per quelli che perdono la vita sul posto di lavoro. Allora chiedo all'intero Consiglio Comunale la disponibilità anche della sindaca dell'amministrazione di trovare eventualmente lo spazio che sia a uno dei due lati della chiesa del cimitero, in modo che si dà un maggiore risalto ad un momento, così come hanno fatto in altri cimiteri dove ci sono i caduti di Nassirina, i caduti di questa guerra in Afghanistan o altri in Libano che hanno visto il paese. Grazie. Grazie, consigliere Mascitta. Consigliere... Allora, lei ha letto un comunicato, diciamo, ha affermato certe cose e diciamo io mi trovo d'accordo su alcuni punti che lei, diciamo, ha dichiarato. Avevo preparato io qualcosa riguardo a questo avvenimento che ci ha toccato da vicino e vorrei leggere, insomma. È dal lontano tragico 7 ottobre 2001 che il governo USA, appoggiato dalla coalizione internazionale contro il terrorismo, ha lanciato un attacco aereo contro l'Afghanistan. E questa guerra continua nel silenzio e nell'indifferenza, nonostante infinita processione di pare dei nostri soldati morti. Che si tratti di guerra, è certo, sia perché gli eserciti coinvolti la definiscono tale, sia perché il numero di soldati che la combattono e le armi micidiali che vengono usate non lasciano dubbi, nonostante anche l'Italia sostiene a chiamarla missione di pace. Come si può chiamare pace e considerare la pace se con una mano diciamo si vuole offrire aiuti e liberazione e con l'altro impugniamo le armi e uccidiamo? La guerra in Afghanistan ha trovato in Italia in questi lunghi anni consenso da parte di tutti i partiti e di tutti i governi, un'unanimità che il nostro Parlamento non conosce in nessun argomento e problema. Perché solo la guerra trova la politica italiana tutta d'accordo? Chi ispira questo patriottismo parafondato che rigetta l'articolo 11 della nostra Costituzione? Bisogna rompere le mistificazioni, le complicità e le false notizie di guerra che condannano i cittadini alla disinformazione, che orientano l'opinione pubblica a giustificare la guerra e a considerare questa guerra in Afghanistan come inevitabile e buona. La guerra in Iraq, i suoi orrori e la sua conclusione hanno confermato la totale inutilità di queste missioni di morte. Tutte le servizie compiute, i bombardamenti, non hanno costituito né pace né democrazia, ma sono servite solo a moltiplicare rancore e vendetta. Altrimenti perché sono centinaia i soldati degli Stati Uniti, del Canada, del Regno Unito, che si suicidano dopo essere tornati dall'Iraq o dall'Afghanistan? Cosa tormenta la coscienza e la memoria di questi veterani? Cosa hanno visto e non riescono a dimenticare? Tutto il XX secolo ha visto l'Italia impegnata a combattere guerre micidiali e inutili, nella quale i cattolici hanno offerto un decisivo sostegno ideologico. Conoscere la storia dei tanti eccidi criminali compiuti dai militari
dagli industriali, dai servizi segreti, nella storia contemporanea, aiuterà i giovani a formarsi una coscienza politica e un senso critico, tanto da renderli immuni della propaganda che vuole solo carpire consenso e impegnarli in imprese di morte dove facciano parte di una coalizione che applica sistematicamente la tortura in carcere e prigioni clandestine di base NATO ad esecuzioni sommarie. Ma chi ha voluto e chi vuole questa guerra che ci costa quasi 2 milioni di euro al giorno? Chi decide di spendere oltre 600 milioni di euro in un anno per mantenere in Afghanistan tanti soldati, tanti uomini? Questa scuola, quante scuole e quanti ospedali si potrebbero costruire con tali somme? Chi sono i trafficanti italiani di morte che vendono le armi per fare queste guerre? Che pressioni fanno le industrie militari sul Parlamento per ottenere consenso per l'acquisto di armi? Quanto lucrano su questa guerra aziende come Finmeccanica, Iveco, Fiat, banche che la finanziano? E come fanno tante associazioni cattoliche ad accettare da queste industrie, da queste banche e da gestione dei benefici? Può una nazione come l'Italia, che pur presenta carenze economiche e riduce i posti dentro negli ospedali, blocca gli stipendi, riduce le pensioni, licenze insegnanti, riduce ore di lavoro a scuola, accetta senza scomporsi con una parte sempre più grande cittadini, viva nell'indigenza e nella povertà, poi impegnare in armamenti decine di miliardi di euro? Perché non dire con franchezza che questa guerra è solo un modo strategico per il controllo delle energie, per il profitto di alcuni gruppi industriali italiani, per un'egemonia economica internazionale, per una volontà di potenza che rappresenta un neocolonialismo mascherato da intenti democratici e umanitari? Sì, io ho sentito attentamente l'intervento del consigliere Schiavo, dove comunque all'inizio lei ha detto che comunque non era d'accordo con l'intervento del Presidente. Poi stasera abbiamo fatto un percorso di commemorazione di questo ragazzo di Napoli, di nome Michele Silvestri. Lei nel suo intervento non l'ha proprio nominato. Lei non ha nominato il nome di Michele Silvestri. Cioè, che facciamo la retrologia, che sicuramente ci dobbiamo porre il problema di come stare in una missione di pace, del problema della guerra, questo è sicuro. Però stasera era soltanto un momento di commemorazione del sergente Silvestri, che lei non ha nominato neanche una volta. Allora, io non sono stata d'accordo sulle parole usate riguardo alla missione di pace, perché ha sottolineato più volte che questo ragazzo è andato lì a... Grazie, consigliere Schiavo.